pacchia. Questo è Ischia. Sì, siamo qui di nuovo. Nuovamente un seminario in questo luogo benedetto. Già che ci siamo, magari ti racconto anche qualcosa su quella occasione di crescere che noi abbiamo chiamato il guardiano interiore. Cos'è il guardiano interiore, mi chiederai? Beh, senza voler entrare già nel seminario, nel vivo, perché per noi entrare nel seminario vuol dire non tanto comprendere o capire cosa andiamo a fare, ma entrarci con tutto quello che tu porti. Non basta che tu hai capito come si fa o cosa sia il guardiano o come si comporta il tuo bambino o la tua bambina, ma ciò che importa è che il tuo peso, il tuo bagaglio, il tuo zainetto, come lo chiami, tu te la sfili dalle spalle, te la metti davanti, lo apri e tiri fuori ciò che realmente porti nel gioco della vita da sempre, le tue esperienze, il tuo guardiano. Che cos'è? Una serie di meccanismi, come nella psicologia si chiamerebbe meccanismi di autodifesa, in cui attraverso i quali noi affrontiamo il mondo come dei filtri davanti a noi, critiche, giudizi, modi di fare, la tua maniera di confrontarti con gli altri. Non so, tu come sei messo a questo argomento? Tu sei una delle persone che, senza magari neanche volerlo, dentro di te punta il dito sempre, trova sempre quella parte che non va negli altri. Tu sai che ogni viaggio comincia con sé, quindi qualunque cosa tu voglia cambiare al di fuori di te, tu hai bisogno di viverlo prima tu, in prima persona. Questo è il segreto. Hai bisogno di imparare tutto su di te prima di poterlo rivolgere agli altri, e così anche il giudizio e la critica. L'amor proprio, tu sai di che cosa sto parlando, vero? Prima l'amore va decifrato su se stesso, prima di poterlo portare fuori. Cosa sei tu in grado di portare nel gioco della vita e soprattutto poi nella coppia? Tu, la tua critica, il tuo approccio giudicante verso gli altri, il tuo giudice interiore, è quello, quella parte di te che ti rende difficile la tua vita. In continuazione hai bisogno di soddisfare aspettative su di te, e se tu non ci stai dentro, sai che cosa succede? Una rabbia furiosa con te stesso, e da là partono tante e significate strade che non ti portano là dove tu vorresti. In verità voglio soltanto condividere due idee con te per farti comprendere che ha un senso esserci in quel seminario, anche se tu cominci proprio da là. Vale la pena fare pace con il tuo guardiano interiore e persuaderlo di essere forse guardiano con alcune cose che fino ad oggi non hai potuto guardare come volevi, e esserlo meno con altri. Michel Arlioux, buona giornata.